Oggi vi raccontiamo un luogo generativo per il terzo settore e la cittadinanza attiva. È il forum dei professionisti del dono che si chiama Fundraising to Save, realizzato da ASIF, l'Associazione Italiana Fundraiser. La prima edizione si è svolta a Taormina a settembre del 2022 e oggi Fundraising to Save è a Napoli per una preview di quella che sarà la seconda grande e importante edizione di Fundraising to Save che si svolgerà a Roma dal 19 al 22 ottobre. Ma che cos'è Fundraising to Save? È un evento nazionale del non profit al concept davvero innovativo che coinvolge non solo i fundraiser ma tutte le professionalità che operano e ruotano nel e attorno al non profit, e quindi anche comunicatori, giornalisti, volontari, studenti, consulenti, fornitori di servizi e insomma tutti gli stakeholder del non profit. Ma c'era davvero bisogno di Fundraising to Save? Ebbene sì, per noi di Milano News, per quel che vale, ma anche per Non Profit Factory e per le diverse realtà del terzo settore che vi partecipano e vi hanno partecipato, sì. Perché? Perché Fundraising to Save ha una promessa, vuole generare un cambiamento reale e concreto, ma un cambiamento di stampo anzitutto culturale. E questo permette di creare un sostegno, di dare un reale sostegno a tutto il non profit, diffondendo la cultura del dono per far comprendere alle comunità che il dono, appunto, è uno dei più potenti investimenti per migliorare la qualità di vita di tutti. E andiamo subito a Napoli, precisamente al MAN, il Museo Archeologico Nazionale, una location veramente meravigliosa che è stata scelta da ASSIF per questa preview della prossima edizione di Fundraising to Save. E lì chi troviamo? La nostra cara Giulia Barbieri di Non Profit Factory insieme a Letizia Bucalo, che già in realtà noi conosciamo perché ci regala i suoi contributi per la nostra trasmissione, ma Letizia Bucalo conosciamo perché non solo è consigliera di ASSIF, ma è anche l'ideatrice di Fundraising to Save. Quindi insomma lascio a voi la parola. Buonasera, grazie Elena, grazie Milano News e grazie a No Profit Factory. Hai detto bene Elena, c'era assolutamente bisogno di un evento del genere. Noi siamo qui al MAN, una cornice meravigliosa, ed è stato possibile realizzare tutto questo al MAN perché ASSIF, l'Associazione Italiana Fundraiser, è presente in tutta Italia ed è anche più che presente con un gruppo operosissimo che è il gruppo regionale Campania, guidato da Antonio Del Prete, e in questa occasione tra l'altro anche con il grande supporto di Valeria Romanelli, che so che conoscerete a breve. Ce n'era bisogno anche di Fundraising to Save Preview, che è uno spin-off di Fundraising to Save. Oggi abbiamo lanciato la prossima edizione di FTS, che sarà dal 19 al 22 ottobre a Roma, e diamo questa anteprima anche a Milano News, alla città dell'altra economia. Quindi siamo molto molto emozionati, contenti, gratificati, perché Fundraising to Save si mette in piedi grazie al lavoro di tantissimi volontari e volontariato professionale. Quindi in un mondo in cui non c'è soltanto una contrazione economica ma anche una contrazione di sentimenti e di altruismo, invece il fatto che dei professionisti si mettano insieme per dare voce a un'agorà, che è l'agorà del no profit, credo che sia davvero innovativo e importante. Io sono molto molto contenta e quindi grazie anche a voi per questo spazio di contaminazione culturale. Ma per noi è assolutamente un piacere reale, proprio perché mi piace questo inizio, insomma, in un mondo di contrazioni noi ci espandiamo, no? Proprio per quello che poi tu hai ideato anche un po' quello che è stato il titolo e il tema dell'ASSIF Day di qualche mese fa,
proprio puntando sul cambiamento. Quindi vi chiederei sì. che cosa significa davvero cambiamento, cambiamento culturale, cambiamento che serve per rendere, far entrare nelle abitudini di noi cittadini e nel nostro percepito quello che è la cultura del dono, perché sennò sembra tutto molto così astratto. Invece il lavoro che state facendo è molto concreto. Eh sì, è concreto perché è un lavoro che vuole generare impatto sociale sul territorio. Abbiamo, come hai detto correttamente tu, iniziato in Sicilia a generare un impatto, stiamo continuando a farlo a Napoli, continueremo a farlo a Roma e lo facciamo confrontandoci col territorio, con le istituzioni, con il no profit del territorio. Oggi abbiamo sentito, oltre ovviamente al nostro presidente Nicola Bedogni, Antonio Il Prete, il referente Campania, abbiamo sentito Marco Rossi Doria, presidente con i bambini, impresa sociale, abbiamo sentito un innovatore sociale siciliano che è stato tra i nostri speaker lo scorso anno, Peppe Enrico, founder di Ardic, e ancora Antonio Lucidi, vicepresidente dell'Altra Napoli, Antonio Autori, presidente di Fondazione Comunità Salernitana, Loredana Faiella, dottore commercialista, che ci ha illuminato anche su questi continui cambiamenti e mutamenti anche rispetto alle normative. Sono tutte cose a cui dobbiamo star dietro per rendere sostenibili le nostre azioni. E poi Armida Filippelli, assessore formazione professionale proprio della regione Campania. Quindi come vedete sono tutti speaker che arrivano da esperienze professionali completamente diverse, ma che hanno tutti quanti a cuore il no profit. Quindi se ci mettiamo insieme siamo tantissimi. Assolutamente, assolutamente sì. E adesso allora lascerei appunto la conduzione a Giulia, però mi è venuta in mente una cosa mentre stava parlando Letizia, perché proprio in questi giorni da più parti ho sentito, insomma, spesso anche così proprio nelle relazioni quotidiane che si hanno anche con colleghi non proprio del terzo settore, una visione ancora del terzo settore, del non profit, come di un qualcosa di serie B, a volte come un qualcosa di brutto, come una sorta di pianisteo. Invece vorrei che si valorizzasse come Fundraising to Say lavora, anzitutto nella scelta delle location belle, cioè la bellezza, perché il dono è bello e quindi voi siete in luoghi belli. Quindi ecco, volevo solo permettermi di fare questa precisazione. Giulia, ti lascio la parola. Grazie Elena, grazie Letizia per essere stata qui con noi. A proposito di location, lascio spazio alla nostra ospite, si avvicineranno un po' di colleghi che insomma hanno avuto e stanno avendo un ruolo in queste due giornate. A proposito di location, abbiamo qui Valeria Romanelli, socia ASIF storica e una delle colonne portanti del gruppo Campania. Benvenuta. E grazie. Grazie a voi di averci ospitati in questa vostra trasmissione. Trovo molto bello questo connubio a chilometri di distanza. Grazie. Grazie, Valeria, a te, ti ascoltiamo volentieri. Raccontaci, insomma, un po', parlavamo, no, di questa bella location che è stata scelta. Raccontaci meglio un po', insomma, di questa location e del valore che ha questa iniziativa proprio a Napoli, in Campania. Beh, sulla location, insomma, c'è poco da dire. Il Museo Archeologico Nazionale è conosciuto non solo in tutta Italia, ma in tutto il mondo, perché di fatti è il museo archeologico più importante al mondo. E c'era l'opportunità, grazie all'ospitalità del direttore Paolo Giulierini, di portare il mondo del terzo settore in un posto così bello e così importante anche per l'azione sociale che ha svolto in questi anni per la città, e quindi siamo qui. E Fundraising to Say Preview a Napoli per me ha anche un valore politico, nel senso proprio greco del termine, perché significa testimoniare la presenza del fundraising anche al Sud Italia, esattamente come è stato a Taormina. Sono momenti importanti di crescita dei nostri territori, dove ancora un po' questa professionalità magari fatica a uscire fuori. Quindi per noi è molto importante parlarne e soprattutto coinvolgere attori profondamente diversi. È importante perché in qualche modo ci permette di
come dice sempre Letizia, contaminare i mondi, ma dalla contaminazione si innescano, come dire, delle nuove energie neuronali che possono portare anche poi a progetti, a possibilità lavorative. Quindi, insomma, per me è stata una giornata bellissima, ma d'altro canto noi a Napoli diciamo che ogni scarafaggio è bello a sua mamma. Questo evento un po', come dire, sono insieme a tutto il gruppo di Fundraising to Say, insieme ad Assif Campania, sono tra le madri di questo evento, quindi è chiaro che mi piace, però mi sembra che i riscontri, no Giulia, finora siano positivi. Assolutamente, grazie Valeria, assolutamente, poi avremo anche qualche ospite che ci racconterà le sue prime impressioni, ma prima di passare a loro accolgo in questo qui accanto a me il presidente di Assif, Nicola Bedogni, da 6 anni presidente dell'Associazione Italiana Fundraiser, e quindi insomma, in questi anni è nato Fundraising to Say, e quindi è stato fortemente voluto anche da Nicola, da questo consiglio direttivo. Ma Nicola ha fatto un intervento molto bello in cui c'erano anche delle parole che Nicola ha evidenziato significative, perfettamente in linea con il mood della nostra trasmissione, quindi insomma lascerei su questi spunti la parola a Nicola. Sì, grazie Giulia. Grazie a te Nicola, benvenuto, grazie davvero, a noi piacciono tanto le parole, quindi sono molto curiosa di ascoltarti e poi vorrei che anche insomma dicessi proprio perché c'è bisogno in questo momento di un luogo, tra l'altro itinerante e contagioso, come Fundraising to Say. Prego. Allora, secondo noi è fondamentale che ci siano luoghi di contaminazione come Fundraising to Say, proprio perché siamo in una fase di totale cambiamento delle regole del mondo no profit, non solo naturalmente, ci sono dei macro fenomeni di disintermediazione che portano a degli ibridi. C'è un'ibridazione, i confini sono sempre più labili e si mischiano cose. Le parole a cui faceva riferimento Giulia, che abbiamo citato all'interno degli interventi, degli speech che ci sono stati su Fundraising to Say, sono proprio parole che prima, qualche anno fa, erano completamente agli opposti, adesso si confondono tra di loro ed è necessario, non dico riportare la differenza che c'era prima perché l'ibridazione è in corso e non potremo fermarla, ma certamente soffermarsi sul significato di ogni singola parola. Cioè vediamo, e ci siamo concentrati naturalmente, il tema principale era il perché. C'era la voglia di tornare alla parola fondamentale, che altro non è se non il movente ideale che dovrebbe quantomeno governare il mondo no profit da sempre. E spesso invece ci troviamo schiacciati sulla triade di cosa, quando, come, che invece inerisce quelle che sono le technicalities. Bisognerebbe ritornare un attimo invece al significato della parola perché, per tornare a quello che chiamiamo il case statement, che in italiano è il documento buona causa, è il movente ideale, quindi il perché delle nostre azioni, proprio in un momento in cui parole come dono, che dovrebbe afferire a liberalità, una totale liberalità, invece si stanno trasformando pian piano in parole come sostegno, che non necessariamente sono liberali, anzi la maggior parte delle volte prevedono un sinallagma, cioè un qualcosa che viene dato in cambio del sostegno, e quindi su questo bisognerebbe concentrarsi. E soprattutto altre parole come ad esempio il fatto della fidelizzare, la fidelizzazione di un donatore, si sta trasformando in engagement, che è un qualcosa di completamente diverso, non basato sul rapporto fiduciario, ma basato sulla capacità di attrarre a te masse di persone o semplici individui, però non necessariamente sotto c'è un substrato di fiducia. Chiarissimo, no guarda, io ti starei qui ad ascoltare, cioè, ho anche preso appunti, io spesso prendo appunti, ho preso appunti, quindi no, perché io e Giulia stiamo appunto ragionando sulle parole, adesso vorremmo preparare contenuti, quindi ti tedieremo sicuramente, cioè basta, ormai sarai il molestato numero uno per le parole. Quando vuoi, se vuoi un cappello sulle parole, dovremmo cominciare a ripassare dal non volerci concentrare, come si sta facendo adesso in questo periodo, sull'efficienza dei mezzi, per sì, ritornare per una volta all'etica dei fini, che è quello che ha sempre guidato il mondo del terzo settore.
Grazie, grazie veramente. Grazie a te. A prestissimo. Giulia, ti lascio la parola. Ormai, grazie, cioè, ormai sei anche giornalista, cioè io veramente. No, assolutamente. Ho una grande maestra che si chiama Elena Inversetti, quindi ho tanto da imparare ancora. Allora, adesso abbiamo un ospite che è anche una speaker che interverrà domani. È Natalia Cangi, è la direttrice della Fondazione Archivio Diaristico Nazionale, un'istituzione culturale di cui ci si innamora quando la si conosce. Ha questo nome altisonante, ma in realtà è un luogo ricco di emozioni e cruciale, direi, per la memoria del nostro paese. Ma non voglio anticipare oltre perché io sono innamorata dell'archivio dei diari, quindi invece lascio la parola a Natalia, che magari ci dà qualche anticipazione sul suo intervento di domani, fa conoscere magari meglio, no, al pubblico in qualche minuto di Milano Non Profit dell'archivio dei diari, anche perché insomma c'è anche un collegamento con Milano che ci svelerà. Ottimo, grazie mille Natalia. Io so di che cosa ti occupi perché Giulia, la prima volta che ci siamo incontrate, mi ha proprio raccontato, cioè proprio qualcosa che pervade anche la sua vita, e ho capito perché. Io non è la prima volta che insomma ci conosciamo, anche se a distanza, sono molto contenta e direi proprio di raccontarci tutto, perché vorrei che i nostri ascoltatori, la nostra comunità potesse conoscere veramente quello che fai, e soprattutto se c'è un link su Milano di cui non so nulla, sono ancora più curiosa. Prego. Intanto grazie per l'invito, grazie a Giulia, insomma con Giulia collaboriamo ormai da qualche anno e quindi per noi insomma è una valida colonna di questa architettura che si occupa della memoria delle persone comuni. Beh, il link con Milano è il fondatore dell'archivio, che 100 anni fa, esattamente il 7 luglio nasceva, nel 1923 nasceva a Milano. Lui è Saverio Tutino ed è un uomo su cui si potrebbero spendere molte parole. È stato un partigiano, è stato un giornalista importantissimo, ha raccontato la globalità e anche la complessità del mondo, non si è fermato né all'Italia né all'Europa, ma insomma è stato un profondo conoscitore di tutto quello che avveniva in mondi lontani da noi, dall'America Latina, Cuba, per citarne solo alcuni. Insomma, una biografia ricchissima e densa di un uomo che ha vissuto il Novecento, lo ha attraversato in lungo e in largo. A un certo punto quest'uomo, che appunto ha vissuto, è stato un cittadino del mondo, ha vissuto nelle più grandi capitali europee e anche mondiali, è arrivato in una piccola porzione di Toscana, dove si colloca l'archivio dei diari, e in questa piccola porzione di Toscana, un paese che si chiama Pieve Santo Stefano, un po' ai margini, non della storia, perché la storia l'ha subita in prima persona, quel paese è un paese distrutto, senza memoria, questo giornalista trova un rifugio di pace. No, sono state spese parole come dono, come etica, ecco. Lui farà lì quella che è l'opera forse più bella, più politica della sua vita, no? La politica in questo caso come etica. Che cosa ha fatto Saverio Tutino in questo paese che aveva perso la memoria perché distrutto dalla furia nazifascista nel lontano 1944? Ha creato un vivaio della memoria dove potessero trovare posto i diari, le memorie, le lettere delle persone comuni, quindi persone, donne, uomini, lavoratori, militari, sacerdoti, emigranti, migranti, insomma una pluralità di persone che mai fino a quel momento avevano potuto raccontare la loro storia. E quindi attraverso la scrittura queste persone si sono certificate, hanno certificato la loro esistenza, hanno coniugato il loro essere individuo con un qualcosa di più grande, ovvero con una costruzione, con un dialogo, diciamo per edificare quel processo di memoria collettiva, quindi l'identità individuale che diventa identità collettiva di un popolo.
un progetto dove la parola dono è centrale. Le persone che sono arrivate a Pieve con pezzi della loro vita hanno fatto dei doni straordinari, hanno lasciato lì in quei depositi che poi non sono depositi perché sono luoghi dove appunto la memoria vive come in un vivaio, straordinari racconti che il più lontano è del 1541, il più vicino è del 2023, quindi è un giro attraverso del mondo, attraverso le storie e la storia. Ed è un posto unico in Italia, un posto di eccellenza che si basa però appunto su una scelta che è anche quella, è una scelta etica, ovvero ridare un ruolo alle persone. È un progetto mille. Non isolato, vorrei dire, si colloca all'interno di un quadro storico ben preciso, ma insomma ci porterebbe troppo lontano andare a indagare, no? Che cosa è avvenuto a un certo punto nel Novecento, però questo archivio, il suo museo valgono la pena di essere conosciuti e visitati. Grazie a voi. Grazie Natalia, direi che oltre alla storia stai parlando anche di identità, che direi che è uno dei temi fondamentali su cui il terzo settore lavora ogni giorno. Giulia, ripasso a te la parola. Grazie. Grazie, grazie Natalia, è estremamente interessante e insomma invito chi ci ascolta a approfondire insomma all'archivio dei diari e che cos'è anche il piccolo museo del diario, ma insomma, sono fiduciosa che poi anche con Milano Non Profit torneremo a parlarne. Ora chiamo accanto a me anche un'amica, una collega che insomma, ci accompagna nelle puntate di Milano Non Profit, che è Valeria Vitali, cofondatrice di Rete del Dono. La conosci ovviamente bene, Elena, la conoscono bene i nostri ascoltatori, era qui oggi, quindi insomma Valeria, raccontaci insomma, le tue prime impressioni, magari anche proprio perché hai pensato di esserci, era importante esserci oggi e domani. Ciao Valeria, grazie mille. Tu sei proprio una nomade del terzo settore, Milano, Torino, Londra, Napoli, non ti fermi mai, quindi. No, non potevamo mancare questo appuntamento, io l'ho visto, io ho fatto bene ad esserci come un momento per rincontrare i colleghi e confrontarci su temi caldi che ci toccano da vicino e quindi è stato un ottimo inizio oggi. Direi che l'apertura, come sempre, di Nicola per me è sempre mi apre mondi perché lui è davvero di grande ispirazione. Condivido tantissimo la sua visione sul donatore e sul futuro, no? che stiamo affrontando, no? Che ci porta a grandissime trasformazioni. E tutte le sue riflessioni sono assolutamente vere, noi lo vediamo tutti i giorni con i nostri donatori, quei donatori che di fatto donano su Rete del Dono, quindi l'ingaggio è un tema insomma, che si ripropone tutti i giorni, come lui giustamente ha messo in evidenza, e qua dobbiamo fare una riflessione, che cosa veramente vogliamo dai nostri donatori e soprattutto che relazione vogliamo instaurare con loro, quindi questo è un tema assolutamente interessante che noi tra l'altro affronteremo in occasione di Donare 3.0 il prossimo 25 maggio, in cui presenteremo l'osservatorio dell'edizione 2023, quindi anche lì una bella opportunità per approfondire questi temi. Di grande interesse per me oggi anche l'intervento assolutamente illuminante di L'Altra Napoli, adesso non ricordo esattamente il nome del relatore, però davvero è stato molto bello il suo intervento e soprattutto il lavoro che loro stanno facendo in termini non solo di rigenerazione urbana su Napoli, ma soprattutto il grande lavoro che stanno facendo per avvicinare i giovani che sono non solo scolarizzati ad acquisire una professionalità e ad integrarsi nel mondo del lavoro e anche a riscoprire il bello, quindi attraverso anche la cooperativa Mallart stanno facendo delle cose fantastiche, quindi anche quello per me è stato un ottimo modo, cioè Napoli che veramente lavora, no? a braccetto con i quartieri più, diciamo così, più abbandonati, più lasciati a se stessi per ritrovare nuovi modi per
diciamo così, dare un futuro, no? Ai giovani, che quindi è la cosa più importante, quindi anche questo un ottimo, un'ottima riflessione. E infine un altro intervento che ci tengo a, diciamo così, a riportare, quello di Giuseppe Arrigo sulla comunicazione, quindi questa cosa ti piacerà molto, Elena, per quello che la dico in chiusura. Grazie. Che una cosa che ogni tanto fa bene sentirla, perché ce ne dimentichiamo, io in primis me ne dimentico spesso, cioè la comunicazione agisce come moltiplicatore di impatto, quindi di fatto dobbiamo comunicare per dare voce alle nostre buone cause, dare voce ai bei progetti che noi realizziamo sul territorio, farci sentire, perché a volte invece, cioè, così ci sembra sempre di non fare abbastanza e non ci raccontiamo, invece no, dobbiamo farlo e dobbiamo farlo viva voce. Quindi questa cosa mi ha dato l'energia, no? E quindi da lunedì tornerò all'attacco ancora più carica. Valeria, diciamo, l'hai data anche a me l'energia, mi piace molto questa definizione, sì. Grazie. Sì, grazie a te. A presto. Grazie a tutti noi e grazie a Giulio. Grazie. Grazie Valeria. Allora, per salutarvi chiamo qui vicino a me per concludere le mie colleghe di Non Profit Factory che sono qui insieme a me questi due giorni, Veronica Mann e Giulia Hoffman. Ora ci stringiamo un po', stiamo tutte e tre qui, così insomma avevano piacere di salutarti, di salutarvi, e magari ci dicono proprio in una battuta che cosa gli è rimasto di questa prima giornata, cosa le ha colpite. Con questo insomma, ci salutiamo e ricordiamo poi a tutti FTS che ci sarà a Roma a ottobre, è un appuntamento importante. Ciao a tutti, ciao Elena. Grazie mille davvero. Sicuramente, beh, quello che mi porto a casa, come hanno anticipato i primi colleghi, la location è meravigliosa. E siamo passati dalla Sicilia a Napoli, che oggi ho trovato particolarmente colorata dopo la vincita della settimana scorsa. Il piacere di rincontrare tanti colleghi. Ma scusate, avevo scordato l'auricolare. Ecco. E riguardo agli interventi, sicuramente tutti molto interessanti, e sono tre parole particolari che ho sentito da Antonia Autuori, che è la presidente della Fondazione di Comunità Salernitana, e ha fatto un bel excursus sulla nascita delle fondazioni, sulle fondazioni di comunità, e poi ha pronunciato queste tre parole, emozione, coraggio e azioni. Non sono parole sue, ma sono le parole dei bambini del Parco Verde di Caviano, e dove è stata oggi in una manifestazione. Sono le parole che queste bambine hanno scritto su un muro, e facendoci un ragionamento e volendole mettere in correlazione, Antonia ci diceva che secondo lei sono le emozioni che poi portano al coraggio di compiere delle azioni, e andando avanti con il ragionamento, spesso queste emozioni ci sono date dal dono, e non solo da chi lo riceve, ma proprio anche da chi lo fa. E quindi ecco, in una giornata che è dedicata al perché del fundraising, questa mi è sembrata insomma una frase piuttosto illuminante. Assolutamente. Grazie, vero. Giulia, l'ultima a chiusura. Eccomi, ciao Elena. Ciao carissima, ciao, raccontaci bella. Un po' com'è stata questa giornata, e anzitutto insomma anticipo i ringraziamenti per la collaborazione da un po' che non ci vedevamo, quindi è ti vero, ascolto volentieri. Allora, cosa mi porto a casa, come si dice in chiusura? Innanzitutto riprendo quello che ha detto Valeria, la cara amica Valeria, e cioè sulla comunicazione. Sempre Arrigo ha detto una cosa molto molto bella, adesso non la riuscirò a dire esattamente, ma è anche il titolo di un intervento, il succo è diamo voce al bene, cioè iniziamo a prendere proprio in mano responsabilmente insomma il lavoro che facciamo e comunichiamolo. E quindi insomma la valutazione d'impatto e l'impatto è una delle parole dominanti, perché uno anche dei compiti a cui il terzo settore è chiamato, e Non Profit Factory appunto lavora anche per questo e su questo tema. Io direi che ormai siamo in chiusura, quindi io vi volevo ringraziare, salutare, lascio a voi fare insomma i saluti da Napoli, e quindi vi rilancio la linea al volo. Ciao, ciao.
Ciao, ciao Elena, sì, qui ora ci apprestiamo ad andare, insomma gli altri colleghi già sono su a una vericena e poi domani ci aspetta un'altra intensa giornata, quindi insomma da parte nostra grazie ad ASSIF e a tutti gli organizzatori di questa FTS Preview, che siamo molto curiosi di finire, di scoprire, di ascoltare gli interventi di domani. Grazie a te Elena e a tutti voi e un saluto. Grazie mille davvero per questa puntata molto interessante, con anche una punta di invidia, perché mi piacerebbe essere lì con voi all'interno di quella contaminazione di bellezza e di bene che state vivendo e che sicuramente nelle prossime settimane riporterete non solo alle realtà ma anche insomma comunicando sui vostri canali. Quindi buon fundraising to say e Giulia, noi ci rivediamo qui venerdì prossimo a Milano Non Profit.